Allora, conferenza stampa di Zaia. Occupate, Gardini, mettete, sì, appunto. Occupate sedie davanti. Vabbè. Perché se è brutto tenere la sedia così. Ma perché si avere occupa delle vuoti. Sedie? Sì. Martin, perché non te tassete lì? Ma non ci può. Cosa di ma? Possiamo cominciare Trabasse, la conferenza. Ma scusami, Fargoni, a Trabasse. Mamma mia, ma perché si deve occupare delle sedie? Portentosi, non ti gare una cosa da mettere sotto? Ma che cognomi hanno Portentosi? Dai, Boadin. Cosa c'è? Boadin? Boadin. Mia, ti che metti sotto la mano, tia. Ma sotto la sedia come te può? Schiaccia, dai, certo. Se tratta di un'oretta. Con la mano metti che portafoglio. Mamma mia. A me, possiamo... ragazzi, non mi lasciate le sedie vuote, ma per favore. Ma la conferenza stampa. Se è brutto, dai. Ah, vabbè, niente. Allora faccio partire la musica, no, come a scuola. Ma no. A scuola, sì. Ma allora, no. L'ultimo che va fuori. Ma perché deve far sti Mirko! Cosa Mirko di Radio Più! Ah, c'è Mirko? Mirko di Radio Più. Calbusera, dimmi. Chi? Calbusera, chi è Calbusera? E come mai non è Mirko di Radio Più? E non c'è Mirko di Radio Più. Vabbè, allora, la musica faccio mia. No, facciamo che cominciamo. Allora, faccio mia. No, mamma mia. 1, 4, 7... Abea formichea cercava cadrea. Ma cos'è? Camia che è nastea. Ma cos'è? Vedrà e tra darà. Fine musica. Ma cos'è sta roba? Rimbregosi fuori. E te sei fatta, visto? Dai, vai via. E poi, dai, abbiamo ragazzi, finito su. Adesso con la posizione di tutti. No, ma mi te lo dico. Ghirlanda, ascolta, Ghirlanda. No, ma allora mi ridico, adesso, io sono dai. Molto emozionato, è un giorno straordinario oggi. Oh, ecco, parliamo di cose serie. Ma sono emozionato per questo Veneto. Sì, per il Veneto. Ragazzi, sta succedendo qualcosa di straordinario. Ecco, ce lo dica, cosa? Vi presentiamo che cosa? Cosa? Che cosa? Quest'app. Oh, un'app, un'app. Che sì. Si chiama Vivi Veneto. Va bene, c'è entusiasmo, un'app. Bello, bello, è un'app, grazie, non grazie. No, ma grazie, guarda. Allora, questa app la potete scaricare su Apple Store. Sull'Apple Store, certo. Ma anche su quella piattaforma, quella... come si chiama quella altra piattaforma? Sì. Preistoria. Che pensate, preistoria? Vabbè. Ma no. Play Store. Play Store si chiama. Vabbè, ma chi comunque, se ne frega? Sì. Che siamo andati... No. Allora, le dico una cosa, mi sono più affezionato all'idea di Steve Jobs. Vabbè, lei usa di più l'Apple, ma non importa. Che si era un po' considerato il Zaia da Silicon Valley. Ma no. Perché, non credo. No, mi dico. No, come me, se era una battuta, dai, vabbè. Ah, ok, ecco. Perché come me, comunque anche lui ha sempre cercato di eliminare l'entropia. Steve Jobs e l'entropia, perché? La riempite, me riempite questa sedia ma qua, basta, per favore. Ma basta queste sedie. Dove sei Arnaldi? Chi era Arnaldi lì? Sei andato in bagno? Ma lasci stare Arnaldi. Che mamma sei... mia, Camia. Ah, che entropia, che entropia. Oh, mamma mia. Come cos'è l'entropia? Buffigon. Chi è entropia? Dimmi. No. Dimmi, è Gavason, sì. È Gavason. Gavason. È venuta l'entropia della roccia. Ma non è una malattia. Non è un fungo. Quello lì è un fungo. Allora, infatti. Che cos'è l'entropia? Oh, spieghiamolo, lo spieghi, dunque, però veloce. L'entropia è a tendenza da natura che tutto tende al disordine. Esatto, non capisco cosa c'entri l'entropia con l'altro. L'entropia è il disordine della natura. Sì, sì. Ma grazie a me e al Codeghin, un applauso al Codeghin. Facciamo un applauso al Codeghin. Salve Codeghin. Allora, grazie. In Veneto siamo riusciti ad andare contro la natura. Perché avete... Dimmi eliminato. Frascari, cosa ti dici? Ma cosa, no, non è che in Codeghin siamo fidanzati. Ma non in siamo un altro tipo di contro ma natura. Ma certo, Codeghin, mamma mia. Dicono che siamo fidanzati. Mamma mia. Non siamo male però. Ma no, no, non è. Ma anche fosse. Siamo un altro tipo l'altro. Di contro natura. È quello che è successo nell'universo. Sì, adesso ma perché ci come Zenao universo. Ma chi se ne frega? Col Big Mac. No. È esploso questo Big Mac e si è formato universo. Non è il Big dimmi, Mac. Dimmi ma come potrò... fa a dire ste robe? Non è Big Bang? Certo. No. Ma sì, no, il Big Bang. Io ordino sempre il Big Mac, ma ordinato il Big Bang, ma non è perché un hamburger, il Big ma... Mac, sai che si chiama? Fontina Cassasoie. Ma chi no, se ne frega? Cui, comunque, semplificando, cos'è l'entropia semplificando? Ma anche veloce però, perché... Quando te entri in casa del Boadin, per esempio, ecco te. Oh, non ci Boadin, interessa. Dove sei? Va bene, ecco là. Boadin. Ti entri in casa, prima cosa che te vedi è a tuta sopra il televisore. Senta adesso. Poi ti siedi sul divano,
te senti qualcosa che sono i piatti da lavare sotto il cuscino del divano. Ma non racconti mentre dico tutti. Poverino Boadino che accompagna. Non ci interessa. E poi ti posso andare a fare un po' d'acqua, ti che dici, apri il bagno, attenda, se a strappà come in psico. Perché dovete scriverci la casa del Boadino? E poi che è tutta sboccata la tenda da bagno? Sì. Con lo spritz che mamma mia, delle serate un po' che quando vedi ti dici proprio mamma mia che entropia, che ti gabbadina. Tutto questo per cosa dire? Detto? No, allora, tutto questo Boadin, per dire cosa? Ma perché Boadin poverino ga appunto usata. Ma beato lui, va benissimo. Non ga compagna, ha fatto solo le medie, lui lo chiama desordine. Se ti che dici entropia, lui va cosa dito. Vabbè, comunque. Tutto sto casino allora, per dire mica governo la regione più bea del mondo, facciamo entropia. Comunque lei con questa che avevamo inventà questa app che è Vivi Veneto. Mamma mia, che è qualcosa di emozionante. Ma come la combattiamo questa entropia? Ecco. Con questo, con l'app Vivi parliamo Veneto. Parliamo dell'app. Oh, bella. Non grazie. Abbiamo ancora capito come funziona. Guarda. Non abbiamo allora, ancora vi voglio dire. Vabbè. Guardate che questa Vivi Veneto ve fa a gastroscopia, a colonscopia. È un'app per poter fare gli esami, certo. Tac. Anche la tac. Anche la tac. Ma non ora. Come no? Vea farà, perché adesso c'è un po' di fantasia questa. Ma allora cosa come possiamo chiamare? Utopia? Ma dimmi no, Garbani, è un'utopia sotto il fegato. Ma no, questo è un calcolo assistifero. Mamma mia, tutte le utopia volte. È un sogno, un ma mondo allora immaginario a cui il Veneto arriverà. Entropia, utopia e del Veneto l'autonomia. Anche l'autonomia. Che è più l'utopia di tutte, perché con sta moecca di governo se fanno solo retromarce. Ma guarda, l'autonomia. Cos'è? Oddio! Cosa è successo, Frascani? Frascani, cosa è successo? Ha fatto retromarcia il camion. Ha fatto retromarcia il camion. Ma mia, che ferita che ha sulla testa. Ma si è ferito la cosa è successo? Gli ha fatto retromarcia il camion. Ma che camion? Di cosa? Si chiama entropia. Un camion. Il camion che si chiama entropia. A cosa via, che arriva anche l'utopia. Ma siete matti.